Buongiorno cuori miei, sono appena tornata da lavoro. Oggi è stata una giornata molto molto piena, una mattinata molto piena, ma anche molto carina, interessante e figa. E sono successe un po' di cose carine per quanto riguarda la mia crescita lavorativa che mi aiuteranno tanto, quindi ok. E ho scoperto che nel ranking ero ottava come miglior notiziera. Ve lo volevo dire perché voi mi seguite in ogni cosa e mi seguite nei miei momenti, no? E anche nei miei successi, perché mi fa piacere. E quindi vabbè, ci tenevo perché vi ho lasciato un po' sulle spine e adesso so la posizione effettiva, quindi volevo dirvela. Adesso sono tornata a casa, adesso vado a mangiare, ma prima sono arrivati altri regali che ha preso la mia mamma. E sono molto simpatici. Sono tutti la stessa cosa, ma in modi diversi. E sono dentro questa bustina troppo carina. Ho già scelto a chi regalare ognuno di loro. Non vi faccio vedere ovviamente cosa sono. Però ecco, abbiamo altri regali in più. Iniziano le votazioni in commissione, un Vabbè, accordo lì sto tornando in ufficio. Ci vediamo dopo. Cambiare già come sul cerchietto. Per cambiare un po'. Bella giornata. Risottoli! Allora, sono tornata a casa. Resterò così vestita perché sto andando a vedere Avatar tipo al Fly con mamma. E stiamo partendo adesso, quindi resterò così, ma tanto sono blu, quindi a tema Avatar. E niente, adesso andiamo che alle 21 inizia. Siamo gasatissime, aspettavamo questo momento da tipo anni e anni. Aspettavamo questo momento da veramente, veramente tantissimo. Non lo so, raga, cioè vi giuro, sono tipo stra-emozionata. E ho visto già il trailer ed è spaziale, cioè Avatar era bello 10 anni fa, 12 anni fa, quando era che insomma i film erano quello che erano e Avatar già era una conferma là, figuratevi adesso dopo tutti questi anni cosa può essere. Ho visto già dal trailer e sono rimasta tipo così con i brividi che mi andavano fino in testa. Io amo Avatar, contate che è il film preferito di mia madre, è il film preferito di Giulia, quindi vabbè insomma. Ora andiamo. Sono troppo contenta ed è anche uno dei miei film preferiti, quindi. Noi comunque le solite fortunate, prima non pioveva, usciamo noi e piove! Woo! Mamma mia, viva! Grazie. Sì, grazie. Siamo cariche, vero? Non si vede niente, ma gli occhiali. Fine primo tempo, pareri. Meraviglioso. Uno spettacolare, ragazzi. Cioè, mamma mia, non pensavo così bello. Bello. Non vi spoilerò nulla, ovviamente. Ho messo qualche video così sfuso in modo che non capiate nulla. Uno spettacolare. Ciao amori, sono appena tornata, sono stanchissima, però è stata veramente una serata pazzesca come avevo prefissato che fosse, ovviamente, perché intanto sorseggio il mio tè, perché ho visto Avatar e raga, io ho sempre paura dei sequel, ma questa è stata una conferma non grande, raga, di più. Cioè io sono rimasta così, c'eravamo io e mia madre basite, anche perché lo stavamo guardando in 3D, quindi era proprio tutta un'altra cosa. Io vi consiglio davvero tanto di andarlo a vedere in 3D se lo andrete a vedere. C'era ancora gli occhi lucidi, un'emozione, i brividi, e vi giuro che tutta la magia, brucia troppo, la bevo dopo, tutta la magia che Avatar ha trasmesso con il primo, che ha fatto innamorare veramente tutti, con il secondo la trasmette di nuovo e in maniera uguale. Per quanto riguarda l'emozione che dà, ma con un'aggiunta in più. Ovviamente non parlo solo degli effetti speciali, ovviamente migliori, ma è una cosa ovviamente normale, sono passati 10 anni, ragazzi. Non so se 12 anni o di più, non mi ricordo adesso, però credo più o meno 12 anni. E scrivetemi qua sotto se lo sapete meglio di me. E quindi ovviamente la risoluzione è migliore, gli effetti speciali anche. Quindi questo è proprio palese e si vede ed è bellissimo. Cioè, Avatar nel 2010 era già stupendo, nel 2022, cioè immaginate, che ovviamente è un crescendo di qualità. E raga, la storia aveva il connubio perfetto di, diciamo, la parte spirituale che Avatar ha tanto e a mia mamma ci è piaciuta tantissimo, della parte,
ovviamente d'azione, perché c'è, certo, e tutta la parte ambientale, ecco, delle ambientazioni del film, che tutti sappiamo, conosciamo Avatar per i colori, per la spettacolarità anche degli animali, delle creature. Quindi anche delle creature che ci sono, e qui ci sono tante creature nuove, conoscerete, io non vi spoiler ovviamente, non vi faccio spoiler grandi, perché veramente raga andatelo a vedere sul serio, se non avete visto il primo guardatevi prima il primo a casa, poi andate a vedere il secondo, cioè correte, perché... Cioè, ragazzi, in sala c'erano tutti, grandi, piccini, tutti i tipi di persone, cioè Avatar unisce tutti. E questa è la cosa proprio bella. Ma un'altra cosa, raga, vabbè, a parte che conoscerete nuove creature spettacolari e nuove tribù, anche, perché non ci sono solamente la tribù che conosciamo della foresta di Navi, ci sono altre, non vi spoilero, poi le vedrete guardando il film. Quindi conoscerete tante cose nuove, personaggi e creature. E una cosa che c'è tanto è lo spirito di famiglia, l'unione familiare, ed è un'unione familiare che va oltre il legame di sangue, c'è tanto legame di sangue ma anche oltre, anche di più, lo sono rimasta rapita, non ho parole, cioè gli occhi, guardate, sono ancora lucidini, rapita, completamente rapita, cioè eravamo io e mamma così, ci guardavamo tipo... Perché io ho paura dei sequel, raga. Io quando è uscita la cosa del sequel di Avatar, ho detto sarà sicuramente spaziale, perché lo aspettiamo da un sacco, quindi non possono deludere le aspettative, e so che non lo faranno, perché mamma mia, hanno creato un capolavoro e sarà sicuramente un sequel bello. Però mi fa sempre un po' paura, no? Perché i sequel a volte, soprattutto dei grandi film, possono andare un po' a perdere. Invece qua no, arricchisce solo. Cioè, io non pensavo fosse possibile che... Pensavo fosse possibile fosse bello, ma non che arricchisse ancora di più il capolavoro che era il primo. E, è tutto un crescendo, raga, vi giuro, è... E poi fanno intendere che ci sarà anche il terzo. Sono troppo contenta. Vabbè, comunque, raga, spero di non aspettare altri 12 anni, però ci sarà anche il terzo. Cioè, senza continuare, sennò rischio di dirvi troppo e non voglio assolutamente rovinarvi la sorpresa. Andate al cinema a vedere Avatar. Sembra che tipo sto sponsorizzando, ma no. No, magari, anzi, se volete, creatori di Avatar, mandarmi qualcosa, fatelo pure. E no, comunque, raga, veramente bellissimo. Cioè, andate se potete, perché, mamma mia, tanto è uscito ieri, quindi avete ancora tempo. Correte, scappate al cinema, e se l'avete visto, senza spoiler mi raccomando, scrivetemi qua sotto cosa ne pensate voi. E adesso facciamo un angolo di Furlan e poi apriamo il calendario dell'avvento, perché letteralmente sto un pochettino indietro, mi mancano tre caselli da aprire. Comunque, l'angolo di Furlan è di Barbara, che mi chiede giustamente, perché nello scorso video lo dicevo, che sono arrivata tra le prime 8 notiziere della mia, cioè del mio circuito di agenzie del Lazio, e quindi giustamente mi chiedete cos'è il mio ruolo, cosa faccio io, perché prima ero una coordinatrice, ora sono una notiziera, sempre nell'ambito immobiliare ovviamente. Faccio ancora un po' la coordinatrice in realtà, cioè nel senso non è più il mio ruolo specifico, però tutti noi facciamo un po' i coordinatori in qualche modo, abbiamo la nostra coordinatrice che è spaziale, però sì, comunque la cosa degli appuntamenti ce la sbrighiamo, quindi ancora faccio un po' quella cosa lì. E comunque abbiamo la nostra coordinatrice che è pazzesca, però ecco, mi è ancora rimasta quella cosa. E il mio ruolo di adesso, in realtà mi hanno consigliato di farlo perché mi ci vedevano bene, quindi mi hanno buttata in questa nuova avventura, è sempre nell'ambito immobiliare, quindi comunque ci siamo. È un'agenzia che mi piace tanto, e tra l'altro, se volete informazioni, se vi serve casa oppure dovete vendere, siete di Roma, scrivetemi in privato, così vi racconto. E no, comunque veramente, raga, focus. E la notiziera, che è quello che faccio io adesso, è praticamente l'inizio di una consulente, nel senso, io mi occupo di cercare le praticamente notizie. Io indago persone che devono vendere, cerco di capire chi deve vendere, cerco di fissare l'appuntamento per vedere l'immobile o il capannone o un box o qualsiasi cosa voglia vendere, e fisso l'appuntamento, vado lì, faccio la CDV o la CDA, dipende se un affitto o una vendita, e che sarebbe una consulenza, dico il valore da borsino proprio dell'immobile secondo vari criteri standard, e quindi gli valuto l'immobile, e poi se ci firma l'incarico, poi si fa tutto il resto, quindi si fanno gli appuntamenti, si sbrigano le pratiche, cioè si sistemano, bisogna avere tutti i documenti ovviamente per vendere una casa.
quindi anche quello, e facciamo da tramiti, organizziamo gli appuntamenti, poi prendiamo le proposte, facciamo tutto ciò che riguarda il vendere una casa o affittare una casa. Il mio ruolo principale è la fase proprio iniziale, quindi l'indagare, cercare persone che devono vendere, persone che hanno bisogno di un'agenzia, o persone che hanno iniziato da privato a cui possiamo proporre il nostro servizio. Una volta che ci dicono di sì, io fisso la CDV e la vado a fare insieme al mio collega, e quindi io mi occupo di per sé della parte iniziale di ciò. Poi entrano gli altri colleghi che fanno invece le altre parti. Poi faccio anche gli appuntamenti da sola, proprio tranquilla, ormai li faccio serena. Prima non li facevo mai perché facevo proprio la coordinatrice, che è un'altra cosa, è un lavoro d'ufficio che ti occupi proprio di coordinare le agende, coordinare tutto l'ufficio, questa cosa qua. E invece adesso ho imparato anche a fare gli appuntamenti, quindi faccio vedere le case, faccio l'appuntamento di valutazione insieme al mio collega, che poi si occuperà della parte delle proposte. Un'altra cosa super figa che faccio, che mi piace tantissimo fare, è chiamare tutte le persone interessate a una determinata casa e accumularle alle case più adatte alle loro esigenze che noi abbiamo e su cui noi lavoriamo, e quindi facciamo fare gli appuntamenti. Molto spesso, se troviamo la persona giusta, poi potrebbe andare anche in porto la cosa e si vende con quell'eventuale persona. Quindi in realtà il mio lavoro mi piace tantissimo, perché proprio ti occupi di realizzare dei sogni alla fine, perché la casa è la casa, insomma, ragazzi, cioè è una vendita importante, quindi mi piace proprio tanto. Poi il fatto che ho fatto la coordinatrice prima mi risulta bene, mi fanno fare delle cose al telefono tanto, perché appunto sono abituata, quindi faccio molto telemarketing, quindi telefono a tutte le persone e poi gli propongo tutto, e niente, molto figo, molto bello. Poi faccio anche la parte dopo, e quindi vari appuntamenti, porto, se una persona è interessata, in ufficio a fare la proposta con i miei colleghi. Ultimamente mi hanno dato una grande soddisfazione, perché appunto è un ruolo che faccio relativamente da poco, nell'agenzia ci lavoro già da 1 anno e mezzo, e che è comunque poco, raga, da poco ci lavoro, però mi piace tanto, quindi ormai vado, sono partita, e lavoro veramente tanto, tante ore, e quindi sì, ti deve piacere per forza, se no non lo fai un lavoro del genere, perché proprio si lavora tanto, come è giusto che sia, è così. E un'altra cosa che mi hanno fatto fare da poco, una grande responsabilità, c'è un ragazzo nuovo e io lo seguo, gli faccio un po' da coach e gli insegno un po' trucchetti, cose, e lo seguo, e quindi lui viene con me, gli faccio vedere le cose, come si fanno, e diciamo i suoi successi sono anche un po' i miei, perché sono super soddisfatta e fiera di lui, perché poi è super intelligente, ricettivo, capisce subito, ed è Donald, il ragazzo che vedete spesso nei vlogmas, e che attualmente adesso è andato al paese per sbrigare delle cosine, quindi lo rivedrò a gennaio, già mi manca. Che buono. E niente, raga, quindi faccio questo, faccio un pochino di cosine che mi piacciono tutte tanto e sempre di più, e sto apprezzando questo lavoro ogni giorno che passa sempre di più, e sono tanto contenta, e grazie della domanda, perché mi fa tanto piacere raccontarmi e spiegarvi anche un po' quello che faccio. E niente, adesso apriamo il calendario dell'avvento e poi vi saluto, perché sono stanchissima, domani mi devo svegliare presto. Giulia si è addormentata, quindi stasera niente Giulia, e quindi mi guarderò, credo, un po' di vlogmas prima di andare a nanna delle ragazze che seguo. Ora prendiamo il calendario dell'avvento, che oggi ho fatto purtroppo poche cose natalizie, perché sono andata a vedere Avatar, oggi aveva la priorità, quindi domani cerco di rimediare. Allora, apriamo il calendario dell'avvento, ci manca il 13. Oh, bellissima la morrina rossa, che bella, ragazzi, che colore bellissimo, super acceso, spettacolare, bella. Ora il 14, il 13 mi è piaciuto molto, no vabbè, il 14 di più, no non è vero, tutte e due uguali. Il 14 è Babbo sulla slitta, è un super Babbo sulla slitta, si vede qualcosa? Ok, cioè, ragazzi, quanto si nota Babbo con la sacca dei regali, che bello, adoro, che carini. Apriamo l'ultimo e poi il 15, in realtà è mezzanotte quindi potrei aprire anche il 16, però lo aprirò domani. Il 15 ha, praticamente staccato, il 15 ha, che cos'ha?
La sacca dei regali! Ah no, la calza! No, raga, è bellissima, ti prego. Con la parte viola e il candito dentro. No, raga. Vi prego. No, ma sono bellissimi. Adesso li aggiungo al bracciale. Domani ve lo faccio vedere completo. Con questa visuale sul calendario dell'avvento, io vi do la buonanotte. Ci vediamo al vlogmas di domani. Qua ad Elena è tutto. Un bacio grande.